Salve ragazzi e bentornati! Oggi su questo canale proveremo le spedizioni. Allora, è passato tantissimo tempo dall'ultima volta che ho provato a fare le spedizioni. Probabilmente hanno cambiato qualcosa, non mi ricordo adesso a memoria se con le patch notes avevano elencato appunto qualcosa. Noi sappiamo che è possibile mandare fuori tantissime spedizioni fino ad esaurire i mezzi di trasporto disponibili, quindi anche più di 3 spedizioni possiamo mandare se riusciamo a gestire bene tutti gli eroi, raga. Quindi ho visto persone dirmi, ma possiamo mandare massimo 2 spedizioni? No, raga, io ci sono state volte che sono riuscito anche a mandare 4 spedizioni. Comunque, senza perdere troppo tempo in chiacchiere, è un discorso veramente veramente lungo. Le ricompense non sono sempre uguali, cioè la volta che ci paga di più, la volta che ci paga di meno, la volta che con la stessa probabilità ci riusciamo e la volta che con la stessa probabilità la falliamo. Allora, per non dare torto a nessuno, noi faremo una spedizione di livello 100, una di livello più o meno 500 e una a livello altissimo. La quarta la decideremo dopo aver fatto queste 3. Prima di tutto partiamo da quella più semplice, ovvero ci serve un po' di legna o mattone. In questo caso io preferisco il mattone, quindi scendiamo a vedere il mattone. L'unica possibilità di ricevere il mattone tramite spedizioni è appunto questa qua a livello 25. Non ce ne darà tantissimo, non mi sento di dirvi quanto perché non mi ricordo. Comunque noi, bando alle ciance, ci proviamo, tanto a massimo buttiamo quello che abbiamo da... quello che ci darà alla fine, no? Ricordiamo che più sono di potenza bassa le spedizioni, più possiamo usare eroi che non ci interessano. Cioè io metto eroi a una stella, tanto la spedizione me la fa comunque, no? Per farvi capire. E quelli a una stella sono a una stella perché appunto i bonus non è niente che mi serve per le mie build, diciamo, no? Ok, e la prima spedizione col mattone l'abbiamo mandata. Dopodiché saliamo un bel po' di livello. Abbiamo la cassettina rossa, che è in assoluto la mia preferita, perché dà tante scorte per la creazione. Ci dà una cifra di viti, erbe fibrose, materiale minerale grezzo. Ci dà un sacco di roba, raga. Ecco, in questo caso la cassettina rossa di livello più alto è al 275. Conviene farle da 675 in poi, in modo che ci dia anche lucide, polvere nero carbone. Però, raga, noi che dobbiamo fare? Ci rifiutiamo? No, la facciamo. La facciamo perché poi nel video vi farò vedere tante tantissime cose. Vorrei portarci più di un video sulle spedizioni, sinceramente, perché è un discorso molto complicato, molto vario, varia poi da spedizione a spedizione. A volte le ricompense sono maggiori, a volte sono minori. Mettiamo un po' di eroi sempre di livello basso, perché qua la potenza è ancora bassa della spedizione, quindi non mi serve potenziarmela più di tanto. Magari giusto un altro eroe a 3 stelle per dargli la completezza. Facciamo una bella Penny. E poi perfetto, e abbiamo mandato. Mandiamo l'altra spedizione. Adesso procediamo con la terza spedizione. La terza spedizione la faremo al livello massimo disponibile. Però, come vedete, questa ci dà superstiti salvati medio. Non mi interessa. Superstiti salvati grande non mi interessa. Quindi procediamo all'arembaggio. All'arembaggio, dopodiché mi metto qualche eroe a 5 stelle. Non mi interessa quale, tanto bene o male le build ce le ho già fatte col ninja. In caso gioco questa sera con ninja e va bene. Va bene così, no? Non ci sprechiamo troppo tempo. 89%, direi che va benissimo. Non avevo letto il bonus, perché ci sono molte spedizioni che appunto bonus slot straniero soldato, quindi ci incrementa la potenza se andiamo a inserire nel primo slot uno straniero o un soldato. In quel caso vi faccio un esempio più semplice. Ecco, pila di trappole, sono davvero curioso di farla questa. Potrei fare aeromobile a propulsione o elicottero. L'elicottero me lo tengo magari per una di potenza maggiore, perciò andiamo con questa. Ci dà il bonus se utilizziamo o un ninja o uno straniero. Quindi andiamo a utilizzare un eroe che so che non mi serva. Ok, lui non penso proprio che mi servirà. Andiamo a mettere lo straniero. Aumentiamo già 89% di probabilità di riuscirci. Quindi andiamo a mettere il terzo eroe. Vediamo, se lo mettiamo a 3 stelle mi sale comunque al 100%. Sì, quindi non andrò a sprecare un altro eroe a 5 stelle. Semplicemente ne metterò un'altra a 3 stelle. Ok, e 3 spedizioni le abbiamo mandate. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4 spedizioni abbiamo mandato. Possiamo ancora mandare in un'altra. Ci siamo gestiti bene i veicoli. Ecco qua, allora. Facciamo superstiti salvati piccolo. Oppure potremmo fare carico di scorte medio.
Allora, noi faremo questa spedizione qui. La più alta che è disponibile in questo momento ci darà una pila di superstiti salvati. E saranno molto utili anche per i manuali di addestramento queste cose, raga. Non l'ho detto all'inizio, non mi sono ricordato, però anche poi usufruendo dei progetti trasformazione e tutto il processo che magari vi spiegherò dettagliatamente in un altro video, potrete ottenere tanti manuali di addestramento. Quindi fate bene attenzione alle spedizioni. Adesso la mandiamo insieme. Qua abbiamo il bonus sul ninja, ok? Dobbiamo usarlo per forza, il bonus del ninja, perché la potenza è abbastanza alta. Infatti non è detto che ce la facciamo al 100%. Noi ci proviamo, mal che vada, la falliamo. Tanto non investiamo tante risorse, se non quei personaggi per mandarli via in spedizione, diciamo, e non poterli utilizzare nel frattempo. È soltanto quello. Comunque, noi mandiamo la spedizione e ci aspetta un lungo, lungo riposo. Noi domani vedremo le ricompense. Ricordiamo che tra 22 ore arriva la prima. Cioè, l'ultima che mi torna tra 22 ore. Quindi, vedremo prossimamente cosa ne uscirà da queste spedizioni. Allora, raga, ecco, come vedete le spedizioni mi sono tornate. Purtroppo ne ho aperta una per sbaglio in questi giorni, mi è arrivata prima delle altre e l'ho aperta involontariamente, no? Vabbè, ve la allegherò perché tanto mi sono salvato la clip, ve la allegherò subito dopo. Adesso andiamo a aprire le altre quattro spedizioni, vedremo il loro interno perché sono davvero, davvero curioso di vedere cosa conterranno. Ecco, questa appunto era la prima spedizione che avevo aperto involontariamente, ma anche quella di livello inferiore. Vi ricordate quella del mattone? Potenza 25 del mattone mi ha dato 225 mattoni. Passiamo oltre. Vi ricordo che se vi si impalla il gioco mentre aprite le spedizioni, raga, è perché non dovete spammare X, dovete andare con molta molta calma. 73% di probabilità di successo e ce l'abbiamo fatta. Vediamo il suo interno. No, spedizione fallita, non ce l'abbiamo fatta. Ero convinto della schermata di prima. Come vi dicevo, è tanto tempo che non facevo le spedizioni, quindi mi sono sbagliato. Ed è giusto fallirla, ed è giusto che voi vediate che io l'ho fallita. Quella al 73 abbiamo detto. Questa è all'89%. Vediamo subito. Completato all'arrembaggio. Ci ha dato 250 di metallo, 900 di legna, 300 di mattone che sono full, me li mette direttamente nel deposito. Attenzione, 112 di spagomontano, 120 parti meccaniche lucide, raga. Quindi noi possiamo andarne una al giorno e da una spedizione al giorno farne 100 lucide più o meno. Che siano un po' più, un po' meno, sono sempre 120 lucide. 42 di polvere nera, 36 di ossidiana e 35 di malachite che andrò a regalare a voi. Compresa tutta questa spedizione, ve la voglio regalare a voi. Poi apriamo la prossima. Sì, è sicuramente una trappola. Questa l'ho fatta perché così le trappole che mi darà le andrò a mettere nella mia banca di trappole, nella mia difesa scudo di tavolaccia. Chiunque abbia visto il video in cui ricicliamo, facciamo vedere che sono utili le trappole brutte, avrà già capito. Sono davvero davvero curioso di vedere cosa mi danno, eh. Allora, 10 aculei viola, i 10 sbalzatori viola, questi vanno nella mia casa base, peccato che sono di potenza bassa e non mi serviranno a nulla se non alle assi. Alle assi. Un'altra spedizione, questa dovrebbe essere di livello abbastanza alto, se non sbaglio. 100%? No, non è di livello alto. 72 erbe fibrose, 22 bacon, 42 di fiori. I marchi ingegni rotanti non penso mi serviranno mai, a parte per i progetti viola non servono a nient'altro. I minerali grezzi mi servono tantissimo, così come le batterie. Altro minerale grezzo che mi mettono nel deposito, grazie mille. Polvere, parti meccaniche resistenti, un po' di spago e parti meccaniche che a me non servono purtroppo. Però ricordiamo che la spedizione era di livello basso. Quella di livello più alto purtroppo mi ha fallito. Però vi invito a lasciare un like a questo episodio, raga. Se raggiungiamo almeno 500 like farò un secondo episodio sulle spedizioni. Non voglio portare il tutorial che vi dice le solite cose pallose. Voglio proprio lanciare una serie che si chiamerà Spedizioni con Kino. Fatemi sapere la vostra opinione, raga. Anche perché secondo me è carino vedere cosa potrebbero dare le varie spedizioni. Perché non è
Non è una cosa fissa, cioè non è che ci danno sempre quella stessa cosa con la stessa quantità, no. Chiunque gioca a Salva il Mondo avrà capito che le ricompense sono non tanto randomiche quanto più la quantità che è randomica. Quindi raga, io vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi ringrazio anche di aver guardato questo video perché mi fa molto molto piacere questo. Grazie di tutto raga, noi ci vediamo domani con un nuovissimo episodio. Bella bella!